niente più nulla. Nulla. Telemaco. Eumeo. Perché ridi? Rido? Telemaco. Non gridare. Ho gridato. Gli elefanti. Gli elefanti. Gli elefanti. Dove sono gli elefanti? A terra. A terra tutti. Hai visto crollare le torri? Le torri sono ritte, mandano fumo. Fumo. Se mandano fumo? No. Allora sono morte. Morte? Non ridere, non ridere. No, corri. Io. Amucchi. Agnelli scannati. Sangue. Serpenti rossi. Qualcosa si muove. Punta una mano. Ecco. Fiore di fuoco, senti. Nulla. Le armi non hanno più voci. Hanno spento la luce. Vedi come guardano. Papà! Capitano! Vuota! Chiamalo! Papà! Non si sente? C'è il rumore? Dove senti il rumore? Non si sente più nulla. Vai, Omeo. Vai! Vai! No! No, Omeo! Vai tu! Papà! Signore! Povera gente! Annunciate alla regina che Ulisse è tornato. Ma signore, tutto questo sangue... I cadaveri! I cadaveri! Dove sono i cadaveri? Andate ad annunciare alla regina che Ulisse è tornato. L'uscio è terribile. Perché rimane muto e cieco? Quanto è spaventosa l'attesa della felicità. Eumea, dimmi, allora. Verrà. Nient'altro. I pericoli, le sofferenze innumerabili che mi hanno condotto fin davanti a questa soglia non erano che giochi di fronte. A che ti è valsa tanta abbondanza di coraggio? Che succede, e ora Romeo? Il tuo cuore vacilla! Romeo! Abbiamo dato il sangue per farti toccare la meta! Che volete da me? Siamo morti per la via. Tua felicità! Via! Via, che volete da me? Quali spettri, signori? Calmate. E per arrivare la regina. La regina? Hai ragione. La regina. Perché tanta? Si prepara, signore. Com'è? Signore? Ascolta. Io non ho più la forza di sorreggere il peso dei miei occhi. Le mie pupille sono di marmo. Sono in ritardo. Scusi tanto, potrebbe dirmi in poche parole quello che è successo? Ero al bar di sotto e non ho sentito il campanello del terzo atto. Peggio per lei. Oh, io che modo, mica le ho parlato su questo tono io. Ma che diamine, mi viene a disturbare proprio sul più bello. Davvero? Dica, sia gentile. Chi aspetta il capitano? Aspetta! La regina! No! No! No, chi è quella donna? Perché mi si inganna? Dov'è Penelope? È la regina, signore. Dov'è Penelope? Signore, voi soffrite. Dov'è Penelope? Dov'è Penelope? La tengono rinchiusa, prigioniera. La vostra mente. Soppressa, fatta sparire. Offuscata. E il sangue che ho sparso. I nemici peggiori, più terribili, me li sono lasciati dietro le spalle. È colpa tua questa. Dimmi, che ne ha fatto di Penelope? Io, signore. Dov'è? Dov'è? Che le hai fatto? Parla! Signore! Parla! Cosa voi credete? Dov'è? Che il taso il vostro. Dov'è Penelope? Signore.
E tu chi sei? Tu sei Omer? Sì, signore. Omer, ti riconosco. È Omer. E io chi sono? Voi siete Ulis, il capitano, il re di questa città. Io sono Ulis. Allora i miei occhi non sono gli occhi di Ulis. Allora i miei occhi vedono quello che la mente non vorrebbe vedere. Com'è? Signore? Prega la regina di avvicinarsi. È la regina, non è vero? La regina, signore. Prega. Forse il fuoco che mi sta accecando si diraderà. Vai, Omer. Chi ride? Chi ride? Hai sentito ridere, papà? Nessuno ha riso, signore. Nessuno. Nessuno. Vedete? Non mi ero ingannata. Costui è pazzo. Pazzo! Ecco la verità! Ecco la verità! Pazzo! Lasciatemi fuggire, andare via! Vedete, signore! Costui è pazzo! Non vedete? Un epilettico! Mamma! Seppur non è un simulatore! Mamma! Tu lo sai bene, Euriclea! Voi tutti lo sapete! 10 uomini, 10 vagabondi si sono presentati in questa casa, ognuno dei quali asseriva di essere Ulisse. Ma l'abbiamo smascherato subito, signora. Anche costui smaschererò. Più audace degli altri, ha osato sconvolgere la mia casa. Ha sparso il sangue dei miei ospiti. Scacciate quest'uomo dalla mia casa. Che hai detto, mamma? Ma non lo riconosci dunque? Guardalo, guardalo. Guarda chi è! Oh, papà! Spostati da quest'uomo! Costui non è tuo padre! Signora! Regina! Regina! Ulisse è morto! No! Ecco, e quando lo dicevo io, quello scemo di mentore voleva mangiarmi viva! Simi parola, mamma! Dalla tua bocca! Tua madre ha ragione, Telemaco. Ulisse è morto. Ulisse è vissuto tanti, tanti anni addietro. Lo ricordo. Era giovane, forti le sue braccia, ancora più forti le sue speranze. Un giorno, quell'uomo audace, finente, temerario, andò nella casa di re Icaro e trasse sua figlia in sposa. Una gioia immensa irruppe nel petto di Ulisse, così sconfinata che lui, geloso di perderla, volle circondarla con un riparo inviolabile. Chi di voi è più anziano in questa casa? Tu, Eumeo, tu certo ricordi. In mezzo a questa casa sorgeva un ulivo antichissimo, tarchiato, muscoloso. Ulisse, con le sue stesse mani, a quel tempo liete alle fatiche più aspre, stroncò i rami nodosi, spozzò il largo tronco e in cima all'albero mutilato, di nascosto, come un assassino, edificò il nido preziosissimo della sua felicità. Poi... Ulisse! È vero tu! Sei tu! Sei tornato, oh mio sposo! Oh, tu, sempre tu! Ulisse! Tu che piombi sul margine della mia felicità, tu che stronchi il mio destino, via, via! L'attesa di 10 anni! Quale attesa? Mi hai perseguitato dappertutto, hai impedito il mio cammino! Io? Ti sei frapposta per non farmi ritrovare Penelope! Penelope? Me? Te? No! No, via, via, usurpatrice, via! Ulisse! Euriclea! Aiuto!